In Spotify, Spreaker e YouTube, Radio Timari, più musica, più musica. Radio Timari. Por el despertador de Radio Timari. De Radio Timari. Y empieza tu día a lo grande. Desde la encantada bahía de Timari. Desde la encantada bahía de Timari. Con la resaca que anuncia buen día. Eolie, Eolie. No c'è sempre motivo per tornare. Panarea, Radio Zimari con Sassà Santo Mauro. Ma che risveglio, ragazzi, ma che risveglio. Buongiorno, Eolia. Buongiorno, mondo. Stavo dicendo buonasera. Anche perché il tempo nuvoloso sembra davvero una giornata di pieno inverno. Invece questo è il primo giorno di inverno per quanto riguarda il sud e le isole Eolie. Ben ritrovati a tutti gli amici siciliani. Ci siete. Ci siete. Milano sempre con noi, buongiorno. Come buongiorno ai nostri amici di Turin. Beh, oggi Milano si è svegliata, la Milano milanista io parlo, Oggi cosa mangiate? Tre poppette? Ma no, mangeranno una cotoletta alla milanese. Giochiamo un po', amici, anche perché tre batoste, se non quattro, le abbiamo prese anche noi juventini l'anno scorso. Però questo è storia. E allora lasciamo subito la sigla, amici, e andiamo subito alla... Vorrei salutare gli amici di Fort Lauderdale, che questa mattina sono con noi, Stati Uniti, e poi gli amici di Berlino. E allora andiamo, diamo un po' di titoli giusto per cominciare di farci un'idea. Se volete non seguire con un emendamento del Caivano, vorrebbe eliminare l'attenuante di lieve entità se una persona viene condannato per aver comprato o venduto stupefacenti. Il governo ha dato parere favorevole. Il PD. Così si mettono sullo stesso piano Pablo Escobar e lo studente che si rivende una canna al compagno. Appunto, il governo Meloni vuole cancellare l'attenuante di lieve entità per chi compra stupefacenti. Antonio Ricci con una nota stampa replica i sospetti e alle accuse di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia sul caso dei fuori onda di Gianbruno. Dossieraggio sagace, drammatizzazione di una fortunosa pesca di totali. Antonio Cazzana ha commentato la sostituzione di Nicolò Barella nell'intervallo di Inter-Salisburgo, ma si è inventato tutto. Il centrocampista non era in campo a San Siro nei primi 45 minuti. Bentola ha provato inutilmente a farlo ragionare, ricevendo una risposta sprezzante. Sei al sole? Sei? Nick, lascia stare. L'hai vista la partita?
E poi ancora David Calabria esplode in diretta dopo PSG Milan, il capitano dei rossoneri avverte i suoi compagni di squadra e indirettamente critica la gestione della partita, chiamando in causa Pioli che replica stizzito. Tutto questo, amici, sempre nel corso di questo Buongiorno Eolia in compagnia di Sasà Santomauro. Partiamo! Somos tu compañía perfecta. Desde que comienza tu día, desde que comienza tu día, te brindamos buena energía. Un café y sube la radio a todo volumen. Buen día, Eolie. Buen día, Eolie. Tu programa de preferencia. Bienvenidos. Bienvenidos. La crisi a Saint-Tropez e poi siamo finiti nel vortice, l'album dove abbiamo estratto questo fantastico singolo di Annalisa a Radio Zimmari Web, disco pilota. Cioè non mi piace, se vuoi facciamo pace. Il ginocchio mi dondola, dondola, dondola. Se mi guardi vado in bambola, bambola, bambola. Colpo di fulmine, capita, capita, capita. A te dico di nuovo, inizio a perderci la testa. Non lo so cosa dire agli altri mentre soffro un po' e balliamo. Io e te, la crisi è sempre questa. La tua amica che ci prova, ma dai che brutta persona, parla ancora, ancora, ancora e sono tutte cazzate. Mi sa che devo andare, da quando ti conosco per sfogarmi mi alleno. Un giorno non ti accorgi e ti avveleno, comunque mi piace, se vuoi facciamo pace. Il ginocchio mi dondola, 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 se mi guardi vado in bambola, bambola, bambola. Capita, capita, a te dico di nuovo, inizio a perderci la testa. Non lo so cosa dire agli altri mentre soffro un po' e balliamo. Io e te, la crisi è sempre questa sera. Non ho più la catenina al polso, al buio soffro un po' e ti amo. Io e te, la crisi è sempre questa sera. Non mi guardare così, non mi guardare. A te dico di nuovo, inizio a perderci la testa. Non lo so cosa dire agli altri. La crisi a Saint-Tropez, amici, Annalisa dall'album. E poi siamo finiti nel vortice. Questo fantastico singolo, fantastico, fantastico. La musica è il miglior accompagnamento dell'autunno. È il miglior accompagnamento dell'autunno. Su Radio Zimmari vi presentiamo le canzoni più cool del momento. Radio Zimmari Web. Pilota, amici, con Annalisa. E salutiamo anche gli amici di Messina, di Barcellona, Pozzo di Gotto, insieme agli amici di Milazzo. Colgo anche l'occasione per salutare il nostro uomo jingle, ex uomo jingle, ma che può diventare nuovo membro, Antonio Staiti.
E allora si va ancora avanti, amici, si fa un piccolo passo indietro, esattamente nel 2016, con una grande interpretazione. Era il 9 settembre del 2016 quando dalla playlist Irene Grandi arrivava Lascia Andare. Irene Grandi. In mezzo alle pagine di questo mio libro ci sei tu. Davvero difficile lasciare i ricordi andare giù. Quasi sicuramente tu mi dirai di no. Ti chiedo solo un istante, ancora un po', oh. Lasciare Irene Grandi. Sarà che ogni giorno eri con me. Lasciala andare. Dimenticabile. Prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimmari Web. È a Panarea, una delle sette isole Eolie. La radio, un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. Sassà Santo Mauro. Era un casino di tempo che non ascoltavo, vabbè, tranne ieri quando abbiamo preparato le scalette per oggi. E allora, amici, dopo il re, la regina, cosa c'è? C'è il principe con Gli Ultimi Romantici dall'album Battito Infinite, lui è Eros Ramazzotti. A
Radio Zimmari Web. Dove? A Panarea. Radio Zimmari Web. Buongiorno Eolia con Sassa Santomauro. E voi? Ci siete? È necessario per noi capirsi bene, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, qui l'eccezione sei tu. È sottinteso per noi pensare insieme, anche se non si usa più. Tutto è già superficiale com'è, chi scava dentro sei tu, nei pensieri miei. Io te li leggerei, stringimi più forte che puoi, possiamo viverci se lo vuoi. Nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi, forse sono i nuovi eroi. Nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno poi, gli ultimi romantici saremo solo noi. È fondamentale per noi volersi bene, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, nei pensieri miei. Possiamo viverci, lo sai, yeah. Nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi, forse sono i nuovi eroi. Nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno poi, gli ultimi romantici saremo solo noi. Carlos Ramazzotti a Radio Zimmari, dall'album Battito Infinito, il brano estratto per voi, Gli Ultimi Romantici, a Panarea. Gli ultimi romantici saremo solo noi. Gli ultimi romantici saremo solo noi. Cosa mi dicono? Siamo già al TG? Siamo quasi al TG? E allora amici, noi ci fermiamo e cominciamo a dare le prime notizie di questo giovedì 26 ottobre in Buongiorno Eolia. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimmari Web, la tua radio. La modifica arriverebbe con un emendamento al decreto Caivano, che in questo momento è in Senato, dove ci sta lavorando la Commissione Affari Costituzionali insieme alla Commissione Giustizia.
via le attenuanti per chi compra o vende stupefacenti in piccole quantità, cioè con fatti di lieve entità. Verrebbe punito allo stesso modo che si spaccia grosse quantità e chi compra una canna. Ad esempio. L'emendamento è di Fratelli d'Italia, in particolare del senatore Marco Lisei, e ha avuto il parere favorevole dal governo Meloni. Il testo chiede di cambiare l'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti. Oggi l'articolo dice che chi produce, passa, vende o cede stupefacenti in modo che di lieve entità, o per il modo in cui lo fa, o per la circostanza in cui le cose avviene, o semplicemente perché la quantità è molto ridotta, viene punito con una pena ridotta. Infatti, mentre normalmente il reato prevede una pena da 6 a 20 a 20 anni di carcere, per la lieve entità si passa da 6 mesi a 4 anni. Per quanto riguarda la multa, si scende da 26.000 a 260.000 euro a 1.000,32 a 10.329 euro. Fratelli d'Italia vorrebbe aggiungere che non possono considerarsi di lieve entità i fatti con finalità di lucro. Insomma, in tutti i casi in cui c'è uno scambio di denaro, di qualunque quantità, non si può applicare la riduzione della pena. Lisei ha spiegato all'ANSA. L'emendamento mira a contrastare lo spaccio di strada, anche perché purtroppo oggi la giurisprudenza tende a considerare troppe cose di lieve entità. Se io ho tre piantine in un balcone e ne consumo io, il prodotto è un conto, ma se invece io la vendo è chiaramente un altro caso. Il segretario di Più Europa, Riccardo Maghi, ha definito la proposta una follia giuridica, aggiungendo: già oggi in 7 casi su 10, pur con l'applicazione di lieve entità, si finisce in carcere e servirebbe quindi un intervento di depenalizzazione che distingua tra le diverse sostanze. Già il decreto Caivano, nella sua formulazione iniziale, elimina di fatto la lieve entità per la cannabis, innalzando esageratamente la pena. Ora il governo, invece, vuole andare ciecamente oltre. La misura, per Maghi, favorirà ancora più l'ingresso in carcere di moltissimi consumatori che magari hanno acquistato insieme ad altri la sostanza. Non limiterà il consumo di sostanze e non diminuirà la loro circolazione, né intaccherà gli interessi delle grandi organizzazioni che ne controllano il traffico. Capogruppo del PD in Commissione Giustizia, Alfredo Basoli, ha commentato: così si mettono sullo stesso piano Pablo Escobar e lo studente che si rivende una canna al compagno. Salta il principio di proporzionalità ed è palesemente incostituzionale. Oltretutto finiamo per riempire le carceri italiane di studenti un po' incauti. Antonio Ricci, padre di Striscia alla Notizia, che voi tutti conoscete, in risposta alle polemiche sollevate oggi da alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, nate dopo la trasmissione dei Fuori Onda di Andrea Gianbruno, ha dichiarato in una nota: dossieraggio sagace, drammatizzazione di una fortunosa pesca di totali. Il riferimento è alle parole di Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Culturale della Camera, che al Foglio ha commentato così la mossa di Striscia negli ultimi giorni.
Quello di Mediaset e dunque di Striscia la Notizia è stato un dossieraggio. Quando si hanno delle registrazioni da mesi e si fanno uscire così in più riprese, che cos'è se non un dossieraggio, un modo per colpire la Meloni? Una nuova nota, l'ufficio stampa di Striscia ha replicato a Tommaso Foti, capogruppo di Forza Fratelli d'Italia, che ha evocato i servizi di Striscia sostenendo che fossero stati la causa della rottura tra Fini e Berlusconi. Ci teniamo a ricordare al capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, che la sua ricostruzione dell'affare Fini-Tuliani-Gaucci purtroppo non è corretta. L'ufficio stampa del TG satirico ha continuato spiegando che a svelare il caso fu il quotidiano La Repubblica. In realtà a svelare il caso, quattro giorni prima di Striscia la Notizia, era stata Repubblica con un articolo di Filippo Ceccarelli. La cosa più clamorosa è che il video incriminato, prima che lo mandasse in onda Striscia una sola volta e che quindi non fu mai un tormentone, era già stato pubblicato sia dal sito di Repubblica che quello del Corriere. In televisione un'ora prima era stato trasmesso da Blob. Questa vicenda e la sua strumentalizzazione da parte di Fini è stata ampiamente raccontata da Antonio Ricci nel libro Metapiro, Mondadori 2017. Chiudiamo la prima parte di questo TG Zimmari . Andiamoci ad ascoltare, amici, ancora un paio di brani e dopodiché torniamo per l'ultima parte a parlare di Cassano, di Barella e anche di Calabria e del Milan. Tutto questo, amici, su Radio Zimmari, su Buongiorno Eolia, in compagnia di Sasà Santomauro. En Radio Zimmari escucharás las canciones más populares del otoño. Más populares del otoño. Las canciones más populares del otoño. Otoño 2023 en tu radio. Radio Zimmari Web. Dall'album Sensazione Stupenda, il brano estratto per voi, Trieste. Lui è Mr. Tommaso Paradiso, a Radio Zimmari Web. E dove? Foglie sdraiate che aspettano il vento, rimesse di barche asciugate a metà, transenne che bloccano il centro. Per qualche ragione io ti aspetto fumando sui gradini di un bar. Ferie d'agosto, penso sempre a quel film, a storie che nascono presto e finiscono lì. Guardo l'orologio per perdere tempo in un giorno qualunque che non finirà mai. E Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. E noi ci salutiamo con le mani sugli obblocchi. Trieste non può essere più triste. Ci rivedremo. La musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva. Un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il mondo. Radio Zimmari, la tua radio. Hai fame? Prendo qualcosa da bere. Vuoi dei giornali? Delle novità?
aspetto qualcuno o solo la metro in questo giorno qualunque che non finirà mai. Check us out on Facebook. All around the world. Check us out on Facebook. Enjoy Panarea è un'azienda giovane e dinamica. Nasce dall'amore per il mare e ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua. Attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con particolare e continua attenzione, anche dei piccoli particolari. Il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche ed indimenticabili nell'isola di Panarea e in tutto l'arcipelago delle isole Eolie. Esperienze e sensazioni che solo il mare può farvi provare. Con le nostre moto d'acqua e i nostri gommoni eleganti e super accessoriati, il vostro viaggio sarà in completa sicurezza ed in totale autonomia. Oppure, se preferite, affiancati dai nostri skipper. La nostra flotta vi attende. Scegli tra i nostri modelli con o senza patente nautica e dai inizio all'avventura. Per informazioni chiama il numero +39 349 139 38 53 oppure +39 333 839 85 31. Enjoy Panarea. È che in una storia non pensavo di trovare mai più quello che nel giro sai di un'ora mi hai già dato tu. Tu dimmi che cos'hai oppure che fai finta perché non sei convinta. Ma siamo qui da un'ora io e te a parlare come non abbiamo fatto ancora. Caso strano, non mi sento strano, puoi vedere che ti amo. Meglio rischiare, sai, che non concedersi mai. E se ti va. E abbiamo fatto un salto nel 2008 per ricordare. Bellissimo brano di Gianluca Grignani dall'album Cammina nel sole. Il brano è estratto per voi. Vuoi vedere che ti amo? Gianluca Grignani. Da mangiare c'è. Dai, stiamo abbracciati così a far l'amore fino a lunedì. Fino a lunedì. Ma perché devi avere paura di un bicchiere in più e di lasciarti andare? Sei così convinta che io faccio finta o non voglio.
puoi darmela vinta. Ma dai, sono umano anch'io. Non può essere che ti amo. Meglio rischiare, sai, che non concedersi mai. Check us out on Facebook. Già troppa questa malinconia che se ci prende non va più via. All around the world. E ti va. Perché nella storia non pensavo di trovare mai più. Puoi stare qua. Quello che nel tempo stai un'ora mi hai già dato tu. Spegni il telefono. Vengo a te per cercare di capire chi siamo. Abbiamo fatto questo tuffo nel passato, amici, ma torniamo nel presente. Arriva con Ti amo e non lo sai, Barna. Radio Timari. Radio Timari. Con lo mejor de esta temporada. Tus hits. Tus hits. Radio Timari, tu música favorita. Porque gracias a ti, seguimos bien activos. Radio Timari, temporada 2023. Temporada 2023. Salgo como Pumba, fumo esta jungla. Baby, sei una rosa appassita. Il mio cuore ora è aperto, si affitta al sapore della mela proibita. Faccio finta perché so di stare bene. Tu sei brava solo perché ti conviene. Fare affari con persone poco serie. Siamo stati tutto il giorno insieme. Ma manchi per un'ora, poi mi chiedi come stai. E sono su una ruota panoramica. Che fai? Che pensi male tutta la sera. Io ci credo che sei una sincera mente. Non so più che dire, va bene. Mi fa male, non è più un problema. Ma mi metto un po' a scherzare sul futuro ed è già lui. Io in testa ho mille pare che la luce adesso è buio. Mano nella mano ce ne andiamo a Malibu. Ma non è normale se mi urli I love you baby. Ti amo e non lo sai. I need you baby. Un giorno capirai. I love you baby. Trust me when I say yeah, yeah. Calde la sera, una vecchia fotografia, la TV accesa, il profumo che non va via ed è primavera, è il momento di andare via senza una meta, ma ti dico una bugia se tutto va bene, se stiamo insieme, ma stare così proprio non ci conviene, ti avrei detto scusa ma non sono il tipo, quello che non provo io non te lo dico, fuori la luna piena. A casa il sabato sera, ora non ci sei più, spengo la TV senza dirti I love you baby, ti amo e non lo sai, I need you baby, un giorno capirai I love you baby, trust in me.
love you baby, ti amo e non lo sai, Berna amici a Radio Zimmari. E allora andiamo all'ultimo brano che sarà anche la sigla. Io ringrazio davvero tutti quanti, come ogni mattina siete in tanti, ma rimanete su Radio Zimmari, che fra poco arriva Nadia Solange con Musiche della Tarde in collaborazione con il notiziario delle isole. Ma nel frattempo, da parte di mia, da Sassana Santo Mauro, è davvero tutto per questo Buongiorno Eolia di questo giovedì 26 ottobre. Noi ci ritroveremo questa sera con il Sunset Eoliano e io vi lascio con una canzone senza tempo di Gabue. Ancora ciao, ciao, ciao. Ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di ponentino, tiene più deciso il cielo ed il panorama. A Panarea, nella baia di Zimmari. Nella baia di Zimmari. C'è Radio Zimmari, la radio delle isole Eolie. La radio delle isole Eolie.